Siamo con Gina Molinaro, presidente della Confesercenti di Sapria, anche lei presente qui a questa mattina alla manifestazione di protesta sotto la prefettura di Salerno. Ecco, estremo sud della provincia, com'è la situazione lì a Sapria? Dall'estremo sud, dal Golfo di Policastro, arriva anche insomma la rappresentanza di tanti imprenditori che purtroppo stanno soffrendo di queste misure, di questa lunga chiusura, 14 mesi, dove si parla di avere sostegni economici che purtroppo sembrano sempre inadeguati. Non si può pensare di continuare in questo modo, la nostra presenza è per chiedere al prefetto delle misure concrete, che si faccia portavoce, perché altrimenti molte serrande si abbasseranno ancora e non ci sarà mai una ripartenza. Dobbiamo pensare che l'economia del paese sono le piccole e medie imprese e quindi dobbiamo ripartire da loro per poter ripartire in toto. Signora, in questi mesi avete portato avanti una protesta pacifica, avete avuto confronti continui con le istituzioni che però non sono serviti a niente. Altri suoi vostri colleghi invece portano avanti una protesta più dura, che anche con un'occupazione di autostrade. Voi su quelle linee siete? Noi siamo, come testimonia oggi, una manifestazione pacifica. Certamente urleremo con più forza nelle sedi opportune quali sono le esigenze concrete, perché così non si può continuare. Ristoro o riaperture? Riaperture con misure di sicurezza, perché non neghiamo che c'è una pandemia, ma naturalmente dobbiamo comunque dare la possibilità di ripartire. Mancano proprio i mezzi economici per poterlo fare. Lei che attività? Io sono presidente della Confesercenti, ma sono un libero professionista, sono legale. Okay.